Buonasera a tutti, io sono Silvia Betta, l'assessora alla cultura del Comune di Riva del Garda e vi accolgo in questa bellissima cornice della spiaggia degli Ulivi per la presentazione di questi due libri di Luciano Dassatti. Una presentazione che purtroppo doveva essere fatta un anno fa, ma che appunto causa pandemia è slittata fino ad ora e quindi diciamo che oggi segna proprio anche l'inizio della stagione culturale di Riva del Garda e quindi direi che con questa presentazione potremmo dare il via alla primavera culturale di Riva, perché è quasi come una rinascita di cui tutti abbiamo bisogno. Uscire da questo periodo buio attraverso la cultura penso sia il modo migliore per riprenderci la nostra vita. Una presentazione di questi due libri, Non solo mare, con le splendide immagini dei quadri di Franco Albino e i quadretti del Lucianino. Io colgo l'occasione proprio perché questo giorno segna proprio l'inizio della stagione culturale di Riva, di ringraziare tutto il personale dell'Ufficio Cultura che anche oggi in maniera eccellente è riuscita ad allestire questa sala nonostante tutti i protocolli così stringenti che il Covid ci impone. Ringrazio la professoressa Maria Luisa Crosina perché davvero con tanto cuore e affetto mi segue in questa nuova avventura come assessore alla cultura e davvero è una presenza importantissima per me. Ringrazio, in sala c'è Vittorio Colombo, Livio Parisi, Sandro Parisi che è qui al tavolo con noi e ringrazio Luciano Dassatti e Franco Albino, scusate mi stavo dimenticando, Franco Albino appunto che ha illustrato questo quadro, questo libro. È un libro non solo mare che associa due forme d'arte, due forme espressive, la pittura e la scrittura. E sono fuse in questo libro, sembrano proprio due forme complementari, due modi diversi di esprimere proprio l'amore per la propria città. Luciano Dassatti è un rivano che ha lasciato la sua città seguendo un sogno, e però in tutte le sue parole, nei suoi pensieri, nelle sue cartoline ritroviamo proprio l'amore e la nostalgia per Riva. E se mi permettete, oggi ho chiesto all'autore la possibilità di farlo. Volevo leggervi una poesia, l'unica scritta in dialetto del libro Non solo mare. E mi piace molto perché il dialetto poi si ritrova anche nei quadretti del Lucianino, perché credo che sia proprio anche un modo per rievocare la sua infanzia, per legarsi ancora di più per ricordare ancora di più la sua vicinanza a Riva. Quindi volevo leggervi appunto questa poesia illustrata perfettamente da un quadro di Franco Albino bellissimo che si intitola nello stesso modo in cui si intitola la poesia, Nuvole. Mi sembra che anche la giornata oggi sia abbastanza ideale per leggere appunto una poesia così. Spero di non fare sfigurare le parole dell'autore. Nuvole. Sbrindole de nugole sberlecae d'enfiade ora, che vespegè nel lac, striade sgoide rondole poiane, porteme un po' de ciel della meriva. Buona presentazione e grazie ancora della vostra presenza. Buonasera, grazie delle belle parole al nostro vice sindaco assessore, saluto tutti, il sindaco prima di tutti, tutti presenti. E ecco, io sono felice di presentare questi due libri di Luciano. Luciano che sembra lontano da parecchi anni, ma in realtà è sempre stato a Riva col cuore. E in queste poesie si nota il mare, non solo mare. Noi abbiamo voluto con l'Ufficio Cultura dare anche il titolo, ma anche lago, perché il nostro lago è un mare. E sappiamo la nostalgia che ci coglie lontano da Riva. Questo è tipico perché io vorrei, man mano presenterò chi si avvicinerà a parlare, io vorrei introdurre con alcune parole
che Luciano ha scritto proprio nell'introduzione di questo libro, Non solo mare, e danno il senso di tutta, diciamo, la raccolta, non solo di questa, ma anche del secondo libro in dialetto, che è proprio il nostro dialetto tipico, che purtroppo anche sta scomparendo un po' per volta. Ho rubato parole altrui e con esse ho riprodotto percezioni e sentimenti tutti miei, per fissare nel ricordo e rinviare alla memoria l'immagine di un paesaggio, il flash di un'emozione, l'intensità di un istante. Ecco, io direi che in queste parole è raccolta un po' l'essenza di quello che lui scrive, in quanto colpiscono le sue poesie, ma anche i quadretti, per questa ricerca sapiente della parola che presuppone e sottintende ricordi, sentimenti, stati d'animo, emozioni. Quindi una raccolta per me molto particolare e molto fusa con la raccolta, molto fusi con la raccolta i quadri di Franco Albino. E magari in due parole vi dico anche un po' l'avventura che è stata fra questi due cugini, e anche complice Facebook. Ogni tanto Facebook fa le cose anche per bene. Un giorno su la mia pagina di Facebook mi aveva fatto il commento Franco Albino, e allora Luciano mi scrive: ma lo conosci? Dico sì, un mio amico. Ma chiedili se ha avuto una zia che si chiamava Anita. E allora io gliel'ho chiesto e dice sì, era mia zia. Così si sono ritrovati dopo 60 anni. È andata così, vero Luciano? E diciamo che questo è stato un incontro, però ci sono stati anche tanti altri incontri dopo 60 anni e anche incontri di persone legate anche da parentela che però fra di loro non si conoscevano. Quindi è stata una bellissima occasione sia per rinsaldare amicizie che sono nate ancora ai tempi del liceo o dell'infanzia, e sia anche per farne di nuove e conoscere fra di loro dei componenti della famiglia che non si conoscevano. Quando l'Anzolin della Torre il chiama, mi sento la sua tromba, anche se sono lontano. Allora mi ciappa la voglia di vedere Riva, il bastion. La torre e l'ac che muore i miei misteri per traverse e torno a casa da mia mamma. Eccomi qua. Ringrazio innanzitutto la signora sindaco di Riva, la dottoressa Cristina Santi, la vice sindaco, l'assessore alla cultura, la dottoressa Silvia Betta, la sua dirigente, la dottoressa Marina Tommasi, che si sono date da fare per volermi qui, e l'assessore Silvio Salizzoni, che grazie di essere venuto, per la loro squisita disponibilità a consentire questo incontro. Ringrazio il segretario generale della comunità del Garda, dottor Pierluccio Ceresa, il capitano di corvetta Antonello Ragadale, comandante del nucleo di guardia costiera sul nostro lago, e tutti voi, cari amici, per la graditissima presenza. Avete capito? Non sarà facile per me parlare stasera e spero che l'emozione non giochi i brutti scherzi. Infatti c'è un turbine di pensieri che mi agita e mi impedisce la necessaria lucidità. Confidando nella vostra comprensione, vorrei dire una cosa per me importante. La vostra presenza mi dice che non sto tornando a Riva, ma a casa.
che non sto incontrando cari vecchi amici, ma che sto tornando in famiglia, allargata il più possibile. Ed è così che rispondo per me stesso e forse anche per voi che mi ascoltate ad alcune domande, più o meno inconsce. Sono qui davanti a voi vecchi e cari amici, anche se qualcuno poco conosciuto, ma rimani tutti come me, legati da un filo di ora, sempre presente sul nostro lago, talvolta leggera, talvolta impetuosa, come possono essere i vostri e i miei sentimenti proprio questa sera, per dirvi, in qualche modo, che sono tornato a casa, appunto, anche se solo simbolicamente e affettuosamente, da un lungo viaggio durato 60 anni, una vita intera dedicata al mare, alla mia passione, alle mie curiosità di uomo, ad un lavoro appassionante e totalizzante. La mia speranza è che mi accogliate di nuovo tra voi, dopo che me ne sono andato a 19 anni per inseguire un sogno realizzato con impegno, entusiasmo, accettando responsabilità, fatica, sacrifici, con tante soddisfazioni, ma anche con preoccupazioni, sofferenze, amarezze, anch'esse parte integrante della vita di tanti, di tutti. Soprattutto dopo il mio servizio, ho accettato di contribuire alla loro bonifica, di navigare nuovamente in acque più inquinate di quanto ricordassi, nell'intento o nell'illusione di contribuire alla loro bonifica, essendo quelle acque nel novero dei luoghi ancora ammaliatori di tanti innamorati del bello. Ma si sa, il tempo è galantuomo. A quel fardello pesante e insopportabile di questi ultimi anni si sta alleggerendo e i nodi si vanno sciogliendo. Come si conviene, ho portato in dono due pubblicazioni, non certo legate a competenze professionali, ma quale testimonianza di riflessioni personali, maturate nel tempo, che già molti di voi hanno avuto la possibilità di scorrere in anteprima e che con la loro maestria Vittorio Colombo e Sandro Parisi vi presenteranno. Sono una raccolta di cartoline, io le chiamo cartoline perché sono tali sono, che ho conservato e che ho deciso di pubblicare per condividerla con gli amici più cari, insieme alle corrispondenti straordinarie opere di Franco Albino, carissimo cugino ritrovato dopo 60 anni. Avrete modo di percepire la curiosa sincronimia tra le opere di Franco e le mie cartoline, nei titoli e nei contenuti. Occorsa questa sincronimia a distanza di tempo e di spazio, senza che nessuno dei due conoscesse il rispettivo linguaggio, pur diverso, ma consonante con cui hanno dato vita ai propri pensieri e sentimenti. Il risultato è un unicum che è apparso molto particolare, non in commercio. Franco non intende vendere quadri, io non vendo cartoline. Però la condivisione per tutti e due è un privilegio, vi assicuro che è un privilegio. L'altro è una raccolta di quadretti, edito da Grafica 5 di Arco, perché sono specializzati negli accenti e negli apostrofi, perché non pensiate che sia facile scrivere in dialetto. Io l'ho perso completamente nell'orale, nello scritto l'ho recuperato pensando a mia nonna Carlotta, perché parlava solo in dialetto e parlavo con lei e sono venute fuori queste cose, appunto nel nostro dialetto. In questo sono stato sollecitato, e vi assicuro che è dura essere sollecitato da uno come Sandro Parisi, che ha scoperto la mia passione antica per Giacomo Floriani. Vediamo qua. Nostro massimo poeta dialettale del secolo scorso, mai abbastanza ricordato o celebrato. I quadretti sono parte dei miei ricordi, parte, non tutti ovviamente, dei miei ricordi da piccinin, che mi hanno accompagnato sempre nella nostalgia della lontananza, dalle mie radici più profonde e inestricabili e inestirpabili. Come si può immaginare, grazie al mio lavoro, ho girato anche un bel po' di mondo, visitando paesi lontani, mondi diversi,
ma sempre ho cercato e trovato un legame con Riva. Un esempio per tutti. Nel dicembre del 65, tanto tempo fa, mi rendo conto, imbarcato sul Corsaro II per la regata Sydney Hobart, in Australia, ho trovato uno Zucchelli, emigrato da Riva in Australia, appunto a Sydney, dove lavorava, quando era a Riva, come commesso allo spaccio. Noi lo chiamavamo così, lo spaccio, così si chiamava allora, in fondo a Piazza delle Erbe, sull'angolo di via Maffei, dove io andavo a fare la spesa e che ben ricordava la mia famiglia, le mie sorelle, eccetera, che erano tutte più grandi. Lascio a voi, alla vostra fantasia, immaginare la festa di quell'incontro, cioè dall'altra parte del mondo incontrare due rivani che si incontrano. Ma ora è il momento di lasciare il campo e la parola all'amica Maria Luisa e agli altri relatori. Ritrovata anche lei dai tempi del liceo, che tutti ben conoscete e che ringrazio per la sua gentile sollecitudine a creare questa occasione. Vorrei dire una parola a Franco Albino, coautore del primo libro, della prima pubblicazione Non solo mare, perché lui ha fatto dei quadri per me incredibilmente belli e io li abbiamo collegati, è stata un'idea un po' sua, un po' mia. Cosa dirgli? Grazie, non ci sono altre parole. Un ultimo ringraziamento in ordini di tempo, non certo per importanza, a Sandro Parisi, a Vittorio Colombo, per la sincera dimostrazione di stima e di amicizia, ben ricambiata ovviamente, e a Livio Parisi, presidente dell'Associazione Amici di Giacomo Floriani, che ha voluto inserire i miei quadretti nella collana dei quaderni dialettali altogardesani. A tutti voi, cari amici di un tempo, che avete avuto la pazienza di ascoltarmi e la bontà di incontrarmi, la Ivana, mia carissima cugina, alla Gianina, a mia sorella Puranda, che è qui e che è sempre stata la confidente delle mie pene giovanili, abbiamo un po' di anni di differenza, e alla Letizia, altra sorella, che purtroppo è un pensiero carico d'amore alla Carla, alla Tiziana, alla Medeo, a mia mamma, a mio papà. Adesso facciamo parlare Franco Albino, l'autore delle immagini di questi bellissimi quadri, però io vorrei, voi non lo sapete forse, vorrei anche dirvi una particolarità, in quanto quando i due cugini si sono trovati e le composizioni di Luciano sono state mostrate a Franco ed è nata questa idea di abbinare immagini e composizioni e cartoline, le chiama lui, e si sono accorti che la maggior parte dei titoli delle poesie di Luciano corrispondevano ai titoli delle poesie di quadri di Franco. E a proposito di questo, vorrei leggervene una, l'Aquilone di Luciano, che fa pandan con l'Aquilone di Franco. Sai, è un sorriso raccolto dal vento, legato al filo del tempo che vola nei sogni sopra gli affanni, il mio aquilone. Così, si sente? A proposito dell'aquilone, proprio da quel quadro, è partito tutto, perché è stato il primo che ho inviato a Luciano, se ti ricordi. Lui
ha detto: ma si può fare un lavoro del genere? Ma certo che si può fare, ma vedendo dei miei lavori, che lui non è che era abituato a vedere quel tipo di arte, piano piano... Una strega, sì. Perché io non lo sapevo questo particolare. Sì, no, 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 è così. Quindi è stata bravissima, eh? Sì, 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 veramente. Praticamente sul libro è una specie, una piccola antologica, direi un po' anche di più. Ci sono su, penso, su una novantina di lavori, credo tutti dedicati ai lavori di Luciano. E quanto ho lavorato per scegliere i lavori, perché ne ho ancora, però alla fine ci siamo riusciti. Potresti farne un altro, se vuoi, non c'è problema, vedi? Io non ho problemi. No, no, io ringrazio tutti voi di avermi dato l'opportunità, soprattutto Luciano e tutti. Maria Luisa con la sua pazienza che... ha collaborato, Vittorio, Sandro, e abbiamo fatto quello che il risultato è questo. Io credo che il lavoro merita, è un carissimo ricordo. Questo è un ricordo che è indelebile, credo. Basta così, è una storia. E allora adesso io chiamerei Vittorio. Facciamo le cose in ordine, anche in ordine di pubblicazione, e penso ci parlerà molto del primo libro di Luciano e del ritorno di Ulisse dal mare. E a questo proposito però io vorrei leggere una poesia. Allora, si diceva mare, lago, però noi abbiamo anche le montagne e penso che lago e montagne per noi siano inscindibili e anche per Luciano le ricorda. Le mie montagne, suonde di neve, un canto di alpini mi culla come onde di mare. Grazie a tutti. Allora, io quello che voglio dire, che volevo dire, l'ho scritto in una breve prefazione che ritengo opportuno leggere, così appunto mi evita di dilungarmi o di dire cose che magari non sono inquadrate. Allora, come in tutte le favole, si chiama C'era una volta. C'era una volta in una piccola città, benedetta dalle acque del Garda, un bambino. Lo chiamavano tutti Lucianino, perché Luciano, così era registrato nei libri del comune, faceva tanto adulto e tanto serio. Lucianino era il nome giusto perché nel vezzativo c'era tutto un mondo di affetti, l'amore dei suoi cari e degli amici, la carezza dell'ora, il vento che, portato dalle onde, per lui si alzava ogni mattino per animare le sue storie. Storie candide e belle, nelle quali giocavano i giorni delle piazzate con gli amici al Marocco, gli incanti per personaggi da leggenda, gli androni misteriosi, le albe e i tramonti. Quel mondo non sarebbe stato possibile senza il bambino dal nome gentile. Chi si sarebbe mai prodigato nel castello della fraglia della vela a trabascare con le barche, a spiegar vele, felice del suo servizio da mozzo d'altri tempi? E già allora il richiamo dell'acqua e la promessa di acque che,
immense, lontane, tempestose, erano nel suo destino. Ma scorrevano anche le immagini di quel cinema paradiso che era il Perini, dove il papà, proiezionista, era il signore dei sogni. E che meraviglia, i film di pirati, di avventure, di paesi lontani e di mari senza fine. Il tempo scorre, il bambino diventa adulto, a 20 anni si veste di bianco, una divisa che porta alle grandi acque. La foto, fiero, con la mamma. Nelle storie, come nelle favole, dopo i giorni degli anni lievi, quelli della formazione, c'è sempre il viaggio. Non ci può non essere, perché è la vita che cammina. Arrivano i giorni maturi, ammiraglio, chi l'avrebbe mai detto? Ma davvero? Quel ragazzino che era mozzo alla fraglia? Niente arriva come regalo dal cielo. La vetta è conquista, sacrificio, passione. E sono anni carichi di progetti e traguardi, di porti, di mari, di genti. 7 paia di scarpe ho consumate, 7 leghe di mari ho attraversato. La nave attracca, i marinai ripongono i remi, è l'ora di dare quiete al viaggio della vita. E allora, ora che gli anni si sono sommati agli anni, riaffiorano ricordi e storie di quel bambino che giocava al Marocco, che scorazzava in piazza Cavour, e poi al Broglio, e poi alla Fraglia, e via a strappar biglietti al cinema Perini, che meraviglia. Sinbad, il marinaio delle 1001 notti, dopo il 7° viaggio si fermò. L'8° viaggio è quello che, nella maturità, è affidato a memoria e cuore. Viaggio bello, allegro e struggente insieme. A ritroso per ritrovare un passato che chiede soltanto di essere riportato alla vita. Così da sempre vanno le cose. E come per magia tornano ad animarsi in questo piccolo ma prezioso libro affetti e colori. Torna il Lucianino dell'età bella e della piccola città dalle acque benedette dal Garda. C'era una volta, ma un po' c'è ancora nei ricordi quella nostra cara vecchia riva. Allora, adesso Sandro Parisi, e prima di dare la parola a Sandro vorrei leggervi ancora questa cartolina di Luciano. Solo un istante, magari nella gioia, magari nell'amore, almeno sul sorriso, tempo, fermati un momento. Perché ho letto questa cartolina? Perché qui penso che veramente il tempo si sia fermato, perché abbiamo ritrovato un sacco di visi, abbiamo davanti a noi amici, e poi si è fermato nei ricordi di Luciano messi in dialetto. Quindi diciamo che balzano molto vivi questi ricordi, è come se il tempo si sia fermato, perché sono ricordi e vivi. Stamattina noi abbiamo fatto un giro per Riva
E è una delle mie manie, sapete, fare i giri per Riva oramai. E però il giro per Riva ci ha portato proprio nei luoghi dei ricordi, ricordando dove c'era la panetteria, ricordando dove c'erano i negozi, dove abitavano gli zii, eccetera. E il tempo si è fermato, insomma, e anche qui in questo momento. Sandro. Io sono Alessandro Parisi, Sandro per gli amici, che ha collaborato con Luciano alla realizzazione di questo libro dialettale. Luciano che io proprio non conoscevo, l'ho conosciuto grazie a lui, non ci siamo mai visti, oggi ci siamo visti la prima volta. Quindi, ecco. Naturalmente saluto le autorità, il sindaco, l'assessore, le altre autorità citate e saluto anche questo signore qua che ci siamo permessi di invitare con la moglie, che è appunto Giacomo Floriani e Lucia Pizzini. Difatti io, insieme a Livio Parisi, Rita Pellegrini, Mauro Galas, Fabio Galas, Tullio Rigotti, facciamo parte dell'Associazione Culturale Giacomo Floriani, che ha iniziato i suoi lavori nel 17, ad un anno dai 50 anni della morte di Giacomo Floriani, appunto, che era morto nel 68, quindi nel 18 erano 50 anni. Quindi abbiamo fatto una serie di iniziative che poi volevamo continuare. A ottobre scorso qui dovevamo fare il primo filò, che purtroppo è andato a farsi benedire proprio per la pandemia, ma volevamo proprio iniziare a Riva del Garda, qui alla spiaggia degli Olivi. Purtroppo, vabbè, cercheremo di recuperare quest'autunno. Dicevo, questo libro è nato nel momento in cui appunto lui mi ha mandato questi testi dialettali, che naturalmente ho cercato di curare, anche se io da archese ho dovuto badare molto agli accenti fonici aperti e chiusi, perché noi diciamo off, qui dicono off, cor, cor, iovi, ecco. Quindi devo stare molto attento, anche perché poi leggo brevissimamente alcuni quadretti, sperando di non incorrere nelle ire dei rivani qui, perché io sono stato riproverato come gli amici, noi archesi che siamo andati a rinfocolare l'interesse per Giacomo Floriani, invece non li abbiamo fatto. Io sono innamorato di Giacomo Floriani, mi piace tantissimo e cerco sempre l'occasione per riproporlo. Siamo stati addirittura in quasi tutte le scuole primarie, siamo stati all'istituto tecnico di Floriani, ci sono gli studenti che non sanno neanche chi era Giacomo Floriani, all'istituto tecnico Floriani, quindi abbiamo fatto quello che si poteva fare. E quindi attraverso il suo libro ho cercato di trovare degli agganci con Floriani, per cui ogni quadretto si collega ai versi di Floriani, cioè non tutti, poesie intere, ma alcuni versi che appunto in qualche modo possono collegarsi, non so, c'è la poesia, quando parla che l'era il Ceregot, ecco c'è la poesia Ceregot. Quindi tantissime poesie di Floriani sono riuscito a collegarle appunto ai quadretti di Luciano. E io adesso, proprio per capire come sono, lui mi ha indicato subito quelli quadretti che potrei leggere e incominciamo subito, per esempio, da intitolato proprio I quadretti del Lucianino. Ecco, e qui vorrei però che mi desse una mano anche per la lettura dei versi di Floriani, Rita Pellegrini, che fa parte del direttivo dell'associazione, Rita Pellegrini che negli anni 60 venne premiata dallo stesso Floriani perché aveva partecipato ad un concorso dialettale. Allora, i quadretti del Lucianino. Su tutti i muri del cor ho tacà tanti quadretti incornizzai da stelle alpine, piturai col sol de Riva, coi tramonti del lac, coi fiori delle mie montagne, con le parole che me veniva non so d'andove. Lei me ricordi da piccinim, ingenui, semplici e un poc rusteghi, ma quando me ciapa un poc de nostalgia, me i vardo tutti, a um e de nof, me ven il buon umore e me basta un sorriso per pensar anche a domani. Ecco, qui ho letto en poc, invece l'en poc. Ecco, quindi vedi, ecco, l'archese qui. Ecco. Questo quadretto che parla di stelle alpine, non potevo non collegarlo appunto alla poesia Stelle alpine. Rita, vuoi venire qui? Cos'è il microfono? Ce la fai? Ecco, non tutta la poesia, sono solo alcuni versi. Allora, da Stelle alpine di Giacomo Floriani. Sul Casabank,
che polsa dentro un vaso, en poc se cae, ma ancora veludine, ligade insema dan nastrin de raso, go e maz de stelle alpine. E le tegno con tutto il suo riguardo, come fosse robe delicate, perché le mi ricorda, se le vardo, le cime en dole nate. Ecco, andiamo adesso alla Meggianina. Non potevamo non leggere. Mi me ricordo quando la Gianina la steva mal da morire, il dottor Menotti disperà, forse per una meningite fulminante, e il ghe disse a mia mamma che ghe voleva la penicillina. Mi, che ero sempre tacà alle cotole de mia mamma, me la ricordo disperata, perché me papà l'era nembia a fare il cogo nel cantiere della diga de Santa Massenza e non gera soldi per comprarla. Quella mattina venne a came zio Dante, il capis la gravità del caso e senza dir né a né ba, il ciapa su la ricetta e il torna dopo un'ora con quella medicina nuova e miracolosa. I che fa una puntura alla Meggianina, che ghe ven il sangue dal naso a tocchi, l'era un brutta sesso al den del giudizi. Adesso la Gianina la capù dei 90 anni, purtroppo dovevo dire l'età, e il Dante non ne va mica d'accordo coi preti, ma mi me piace credere che lui è in paradiso a begare con tutti i santi, come il feva arriva, perché il Signore Dio se lo tenne in gloria. Quindi pagina 28. Pagina 28, sì. 28, sì. Da in cimiteri de montagna. E dopo me piaseria a quella popa che quando comparis le prime stelle la chiama e la richiama la sua mamma regalarghe na pua de genzianele. Ecco, qui il richiamo era la mamma, la figura della mamma. Poi un'ultima, perché ce ne sarebbero altre, ma andiamo per esempio a pagina 34 e poi... La zinzega, che sarebbe la dispettosa, quella che... La zinzega. 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 Ci abbiamo messo la N noi, come dice il Fava sul suo vocabolario dialettale rivano. Delle mie quattro sorelle, la più piccola, la Tiziana, l'era proprio una zinzega, dispettosa come una simia, con me e come fratel. Ogni occasione era buona per far dispetti e nara pianzer da mia mamma che la ne castigheva con stras de cosina bagnan torno alle gambe, nove digo le verzele. Pu granda la veniva, pu dispetti la ne feva, anche perché mia mamma la ne mandeva come dozendarmi quando la neva fora coi suoi amici. Nel salotto de casa aveva la sua testa scolpia dal professor Pignatari. E siccome non poteva incargarla de botte, perché l'era una donna e non se poteva toccarla, me fratello Endil gadate in sciafom sul nas alla testa del Pignatari. L'era una bella testa, ben fatta, ma adesso che manca un toc de nas. Ecco, siccome qui si parla della dispettosa, c'è una bellissima poesia di Floriani in cui parla di una gatta dispettosa e quindi non potevo non collegare i due temi. Prego Rita, pagina 34. Da la me gata. Tante volte mi mescondo per ciaparla a scopeloni, ma pensando che a sto mondo non se trova che fintoni, sero nocio e sore i querti mi la la sonare ancor, che la faga i suoi concerti, che la goda a far l'amor. Io Parisi, il nostro presidente dicesse qualcosa, perché Livio Parisi, non so se lo sapete, Giancarlo Angelice, tutti gli anni quando c'è la benedizione delle barche, il nostro Livio si presenta davanti alla Madonnina e recita la poesia appunto La Madonnina. Ecco, devo dire sinceramente che anch'io sono molto emozionato, come ha detto Luciano,
qualcosa, il cuore si sta per la mia rivalità assoluta. E allora vorrei dire tre cosette veloci. La prima, ed è quella che scatena forse di più questa sensazione meravigliosa di stare a casa, di ritornare a casa, anche se abito poco distante rispetto a te che abiti molto lontano. È uno scampolo poetico. Poi dico perché mi piace. È dolce pescare al tramonto nel mare dei ricordi. A me piace la parola pescare e vorrei concludere questo intervento brevissimo con la stessa parola. Cosa meravigliosa questa. Ah, poi un episodio molto bello che vedo alla fine, che quando dice Luciano che dal balcone di casa sua vedeva Giacomo Floriani e la mamma ha detto, il basto bambino, che quell'uomo lì è il Giacomo Floriani, la risposta della mamma, è vero? È successa un po' anche a me la stessa cosa, e qui nella mia prefazione lo dico, più o meno, all'Albola dove sono nato, sono stato, era la nonna, il nonno, eccetera, eccetera, e io vedevo passare spesso questo signore, questa persona qua, piuttosto rude come aspetto, diciamo così, la sua pipa in bocca, il prosacco a spalle, e si fermava sempre dal romano pasticcer a prendere le pasticce perché erano molto amici. Ma dopo non salutava nessuno, e dico, nonna, ma chi è quel lì? Ma lei è un poeta, la maledetta, ma fa così, in senso quasi dispregiativo. Però di lì mi ha affascinato forse quella mano alzata del poeta e ho cercato poi di capire chi fosse e ho cominciato ad amarlo profondamente. E anzi, grazie che avete messo questo quadro meraviglioso di Giacomo Floriani e voglio ricordare la data del matrimonio che fu nel 1912, sposando la Luisa Pizzini, che è quella signora lì. Un'altra cosa, e ringrazio la mia alunna sindaco di Riva del Garda, che ha frequentato col professore Livio Parisi la prima B. E vorrei vedere se c'è, oltre il sindaco, la Carola. C'è Carola qua, Battistella? Peccato, non c'è invece Mauro Morandi perché è impegnato col lavoro e vorrei raccontare questo episodio perché capita il giorno 30 ottobre 1986, quindi parliamo di 35 anni fa, che avendo combattuto a lungo, e qui ringrazio veramente un personaggio enorme siciliano, marivano, che è il professor Tartamella, Alberto Tartamella, che io amo profondamente, grande, grande, grande. In un piccolo dettaglio, detto da un giornalista, non so se Vittorio oppure Molinari, eccetera, insegnava tedesco, io ho fatto il tedesco, Ischebinne du bist erichte, è vero? E vai, grandioso, grande, grande Tartamella. Sì, sì, sì. Allora, questo praticamente la mia idea era non condivisa del tutto, anzi diciamo che su una sessantina di insegnanti, la maggior parte era contraria, proponendo del resto dei nomi illustri di Arco, di Riva, eccetera. Tartamella un giorno mi chiama nel suo studio, nel suo ufficio, Parisi, venga qua, ascolti, lei porti avanti la sua causa e io sarò con lei, l'abbiamo vinta grazie a Tartamella. Allora cosa succede? Che decidiamo di intitolare l'istituto a Giacomo Floriani, perché era una dipendenza di Rovereto, e prendo tre miei alunni, che sono appunto la Cristina Santi, sindaco di Riva, la Carola Battistella e Mauro Morandi, e dico andiamo su a Trento e parliamo con Maroni, con il grande, altro grande personaggio di Maroni, per chiedere se viene un po' a lui il giorno dell'inaugurazione. Allora, non voglio leggervi tutto il pezzo, che loro hanno scritto dopo, eccolo qua. Vado su con loro per chiedere appunto questo. Poi non leggo tutto, ma soltanto una parte.
Il 30 ottobre scorso, quindi parliamo di 36 anni fa, era di giovedì, con il professor Livio Parisi, nostro insegnante di italiano. Si sente bene così? Perfetto. Siamo andati a Trento dall'ingegner Riccardo Maroni, ricordo che era il cugino di Giancarlo Maroni, l'ideatore del Vittoriale, eccetera. Non è stato facile l'appuntamento perché lui detestava Riva del Garda, pur essendo di Riva del Garda. In modo assoluto, solo il sindaco Viola gli conferì in illo tempore un riconoscimento per cui vedeva bene solo il vecchio sindaco Viola. E dopo varie telefonate finalmente ha consentito, l'insegnante ha detto 2 o 3 alunni, 10 minuti al massimo di colloquio. Ti ricordi tutto, vero? Non è stato facile, anche perché Gian Maroni non è molto tenero nei confronti di Riva del Garda, dei suoi abitanti e delle sue associazioni. Sono loro che hanno scritto questo dopo. Arriviamo al dunque. Allora, a un certo momento dobbiamo andare al numero 22 di Viale Zara a Trento, dove abita con la moglie. Arriviamo puntualissimi, con tanto anticipo, e guardiamo l'orologio, alle 2, mancano ancora 3 minuti, alle 2 esatte, drin, campanello. Sì, ci siamo fatti coraggio, abbiamo lasciato, arriva la signora, apre, andiamo in studio, eccetera, eccetera. E cosa succede? Che a un certo momento, ormai carico d'anni, ma anche con un cuore grandioso, colpito dai 3 alunni, dall'insegnante, da Floriani, che ha celebrato, eccetera, eccetera, nel suo studio comincia a... volevamo registrare, non è possibile all'inizio, dopo invece abbiamo fatto registrare 3 recitate da lui, il mio testamento, la mia giacchetta e la mia boraccia. Mi spiace solo una cosa, questa cassetta non l'ho più trovata, qualcuno a scuola se l'è presa su e buonanotte, ma era la cosa, si è messo a piangere, eccetera, eccetera. Comunque dai 5, cosa voleva? 5, 10 minuti mi pare. Siamo andati via alle 5 del pomeriggio, quindi abbiamo fatto 3 ore e mezza, una cosa incredibile. Poi lui dice che appunto è stato molto bello, e, ecco, l'abbiamo lasciato con le lacrime agli occhi e ci siamo portati via una lezione di vita indimenticabile, scrivono loro. Durante il viaggio di ritorno abbiamo sentito in macchina la registrazione delle poesie, ottima. Dopo questo incontro Gian Maroni ha voluto vedere nuovamente il professor Parisi, con il quale abbiamo continuato un pacco di lettere così, di dialogo, basta, tutto lì. Allora voglio dire che già diversi anni fa c'è stata questa bellissima cosa, l'Istituto da Floriani, e che è diventato, che è rientrato nei nostri ricordi, nella nostra vita, nelle nostre cose, insomma così, insomma, ecco. E ho anche delle foto che poi consegnerò, delle fotografie dell'incontro. No, questa è dell'inaugurazione dell'istituto, mi pare, sì. E allora, come dicevo, volevo concludere in questo modo. Ah, dopo nell'88 abbiamo dedicato anche, nell'88, 2 anni dopo, e concludo davvero, un'aula di disegno a Maroni, che è venuto lui personalmente, a Riccardo Maroni, e si è emozionato quando, l'abbiamo fatto non a caso, dalla finestra, se vedeva San Pero, perfetto, è rimasto incantatissimo. E allora, per concludere, vorrei tornare al discorso della pesca, che mi piace molto, e ricordando che cosa? Che un verso di Floriani, i pescatori all'arc, cantando un coro, i somena de re, e l'ac endorà, bellissima. 3 cose. La prima è che, cantando ancora, è scomparso completamente, perché una volta i lavori agricoli erano sottolineati dal canto, dal cuore aperto. Secondo, un'intuizione grandiosa di Gianco Floriani, i somena. Io l'ho scritta su... tanti non sanno cosa è somena. E lui è riuscito ad collegare con lo stesso verbo i 2 lavori principali e fondamentali e primordiali dell'uomo. Acqua, terra... pesca e agricoltura, perché la gestualità è la stessa, così si gettano le reti e così si semina il terreno, straordinario. Il significato nascosto è ancora di più, secondo me, perché ci ha detto Floriani, ma ce l'ha detto la nostra vecchia cultura antica, eccetera, eccetera, rispolverata,
che nella vita prima bisogna dare, e poi se tutto va bene si raccoglie, è vero o no? Ultimissima cosa davvero, è l'augurio che faccio a tutti noi, a tutti voi, e l'emozione di questa giornata sarà indimenticabile, sempre Floriani, ed è una filosofia di vita strepitosa. Io ho girato un po' il verbo, ma sempre quelli, a 70 anni dice: «Magno bevo, sbisego e me la godo, e lascio che il mondo il vaga a suo modo». Allora, vorrei ricollegarmi a quello che ha detto il professor Parisi in questo momento. C'è una cartolina, perché sennò mi sgrida se la chiamo poesia, e, che si chiama Valori, è intitolata Valori, ed è proprio seminare e dare. Valore non è la vita che hai, ma la vita che dai. E dai vita con un atto d'amore e trasmetti vita e amore. Io sono Pierluccio Ceresa e sono il segretario della comunità del Garda, caro Luciano, che tra l'altro oggi è qui rappresentata anche dalla nostra neo vicepresidente Cristina Santi, perché da pochi mesi è stata eletta vicepresidente della comunità del Garda. E la mia presenza qui è per portare la gratitudine ed il riconoscimento delle istituzioni gardesane, dei 40 comuni che fanno parte della comunità del Garda, dei tanti residenti che si avvalgono e fruiscono del nostro bel lago e dei numerosissimi ospiti, a te, Luciano, cittadino onorario del Garda, insignito circa 15 anni fa in una cerimonia nel comune di Gardone Riviera, e dall'allora presidente senatore Aventino Frao, che ricordiamo scomparso da un anno. Ma perché Luciano Dassatti deve annoverare ed essere il riconoscimento del Garda? Perché se c'è la guardia costiera sul lago di Garda, questo fiore all'occhiello, questo importante servizio che quotidianamente, pensate, 30 uomini, 5 mezzi, 2 motovedette e 3 gommoni, 365 giorni all'anno per 24 ore, dalla centrale operativa di Salò e nei mesi estivi anche dalle postazioni di Nago Torbole e di Garda, vigilano. Prevengono e soccorrono, uomini addestrati e mezzi ogni tempo. E perché questo? Il comandante Antonello Ragadale, lo ringraziamo molto, anche a lui portiamo la gratitudine e il riconoscimento delle istituzioni e delle genti gardesane per questo importante servizio. Ma perché? Molto brevemente ricordo, perché ricordare fa bene, come l'amico Parisi ha fatto poco fa. Siamo nel 1998, una famiglia di scozzesi, 5 persone con dei bambini, noleggiano a Limone del Garda un motoscafo. Siamo intorno al 17-18 di agosto, la mattina una giornata che sembrava bella, nel pomeriggio una di quelle buriane che noi gardesani conosciamo, una burrasca. Bene, non c'erano uomini e mezzi che potevano andare a salvarli. Il Garda si mostra e mostra tutto, il grande lago di Garda, con tutte le sue presenze, con tutti i suoi alberghi, con la qualità della sua offerta, si mostra vulnerabile.
C'erano sì alcune pilotine della finanza, dei carabinieri, qualcosa aveva la polizia di Stato, però non c'erano mezzi ogni tempo per andare a salvarli. E vengono trovati il giorno dopo, due non li hanno diretto più trovati, uno morto, e due persone sopravvissute attaccate alla chiglia a Desenzano vengono trovate dal battello Spazzino. Bene, il Garda va sulle pagine di tutti i quotidiani nazionali, internazionali, anche tenuto conto di questa famiglia scozzese, e la comunità del Garda è incaricata dalle amministrazioni di porre rimedio a questo. Due rivani, uno è qui presente, Giancarlo Angelini, l'altro purtroppo non c'è più, Vincenzo Ceschini, che voi ricorderete come Bubi, perché era conosciuto da tuo compagno di scuola e suo collega, mi dicono Lucio, guarda che c'è un Rivano che è un pezzo grosso della Guardia Costiera. Bene, allora subito, prontamente, prendo contatto con la segreteria del ministro dei trasporti di allora, che era Claudio Burlando, il capo di gabinetto Mirko Panattoni, e ci introducono, grazie a loro, perché la Guardia Costiera, sapete, dipende funzionalmente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche dalla Difesa, però funzionalmente, quindi erano loro cui dovevamo chiedere. Perché? Perché non c'erano disposizioni normative che autorizzassero la loro presenza nelle acque interne. Nel 99, grazie a quest'uomo, grazie alla sua capacità organizzativa, grazie anche al fatto che, essendo Rivano, non era fortunatamente troppo ligio alla burocrazia romana, perché sennò saremmo ancora ad aspettare la Guardia Costiera qui, in 4 e 48, per l'anno successivo, dal giugno del 1999, prima pochi mesi, poi tre, poi sei mesi, ora da una quindicina d'anni, come avete sentito, 365 giorni all'anno, ecco, grazie a lui la tua creatura, come vedi e come sai, è cresciuta. Ti ricordi con quella prima motovedetta che tu mi spiegassi, vedi quei cuscini che ha intorno? Questi li ha progettati un ingegnere americano perché suo figlio era morto in un naufragio. E quindi ha inventato, vero Luciano, ha inventato questa barca proprio per poter soccorrere e intervenire in ogni tempo. Ecco. Io ho terminato, ho voluto portare questa testimonianza e la mia presenza qui, e anche del sindaco di Riva nella sua veste di vicepresidente della comunità del Garda, è quello di portare la nostra gratitudine. E ricordo anche, e ho rivisto anche molto volentieri la professoressa Crosina. Ci siamo conosciuti tanti anni fa nelle iniziative per ricordare un altro Rivano illustre, Vincenzo Errante, che era uno dei grandi traduttori del Garda Trentino, germanista del secolo scorso. E poi, visto che Livio Parisi ha ricordato il 1986, nel 1986 ci sono stati grandi festeggiamenti per il bicentenario del viaggio di Goethe in Italia. Ecco. Grazie. Ci siamo visti, esatto, online. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Allora, penso che adesso Luciano debba dare qualcosa a qualcuno. Posso raccontare un aneddoto? Solo per ringraziare la Guardia Costiera. E poi qualche anno fa ero un pochino più giovane. Stavo al largo nuotando, è passata la barca della Guardia Costiera e mi ha detto: ma signora, ma lei dove va? Dico, non so, mi sono girata, ero al largo, mi ha detto: per cortesia torni indietro perché è troppo fuori. Grazie ancora, perché chissà dove sarei andata.